Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento che mi sta davvero a cuore perché è un appuntamento che si terrà con un'amica oltre che con una formatrice di Campus Tour Academy. Oggi parleremo di come fare coding e attività STEM anche a distanza e lo faremo in modo davvero pratico, davvero attivo, con delle esperienze che la relatrice di oggi, che è Tullia Urschitz, sta già conducendo con i suoi studenti e prima di farlo abbiamo in serbo per voi una bella notizia. Prima però di darvela questa bella notizia, vi ricordo che il webinar di oggi fa parte di un ciclo che abbiamo dedicato alla didattica a distanza, che conta davvero tantissimi appuntamenti ormai. Trovate tutti i contenuti che abbiamo già tenuto, insomma, le registrazioni di quei contenuti nella pagina Innovation for Education dedicata alla didattica a distanza, dove potete vedere tutti gli appuntamenti passati in differita, gratuitamente ovviamente, e sono davvero interessanti, divisi anche per macro argomento, tutti dedicati alla didattica a distanza, quindi ve li consiglio davvero. Noi facciamo webinar da tanti anni, ma un impegno come quello profuso, insomma, in seguito all'emergenza sanitaria non l'avevamo mai affrontato. In questo momento stiamo tenendo circa uno o due incontri in differita al giorno e sono tutti appuntamenti gratuiti rivolti ai dirigenti scolastici o ai docenti italiani. Oltre a questo, sul blog Innovation for Education trovate tante ulteriori risorse per la didattica a distanza, come video tutorial, lezioni pronte, ma anche corsi di formazione veri e propri, quindi il modo in cui accedere a corsi di formazione più approfonditi per le diverse scuole, anche appunto a distanza, grazie ai formatori della Campus Tour Academy. Sempre per la didattica a distanza abbiamo una pagina dedicata anche sul sito Campus Tour, una più teorica con i prossimi appuntamenti, quindi i prossimi webinar messi a calendario. E una pagina invece un pochino più pratica e operativa con i dispositivi, le soluzioni migliori per la didattica a distanza che in questo momento sono presenti. Sapete che grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero, insomma, la richiesta di strumenti per la didattica a distanza è stata veramente anomala, altissima nel corso dell'ultimo mese, mese e mezzo. E quindi il ricambio di dispositivi è elevatissimo, ne arrivano in continuazione direttamente dalle fabbriche, dai produttori, però c'è davvero molto ricambio, quindi magari questa settimana ci sono più pezzi di un modello, la prossima di un altro. Vi consiglio sempre, soprattutto se avete fretta, di consultare questa pagina che è linkabile e che è cliccabile, scusate, quando vi arriva la presentazione per sapere che modelli sono disponibili oggi. Ecco, un'informazione di servizio, tutte le slide che hanno questo simbolino qui, www, sono appunto prevedono un collegamento sopra cui potete cliccare, non adesso ovviamente durante la diretta, ma quando vi arriveranno le slide. Infatti, tutto quello che vedrete oggi, quindi la registrazione di quanto ci diremo e le slide vi saranno inviate tra circa 24 ore. Se ci state seguendo in questo momento riceverete anche l'attestato di partecipazione tra circa 48 ore. Vi ricordo inoltre che il webinar avviene in modalità webcast, quindi non potete interagire con noi a voce, ma potete scriverci domande e osservazioni commentando nella chat che trovate nella dashboard appunto messa a disposizione dalla piattaforma che stiamo utilizzando per il webinar. Oltre, per tornare a noi al sito Campus Tour, vi ricordo inoltre, tema caldissimo direi, perché il bando PON Smart Class è stato attivato in tempi da record, veramente in pochissimi giorni, e quindi mi rendo conto che ci sia molto fermento. Tutte le informazioni che ad oggi abbiamo, la documentazione, oltre che a matrici di spesa aggiornate, ad esempi di progetto, le trovate direttamente dall'home page del sito Campus Tour, trovate il pulsantone che è qui evidenziato da questo cerchio, Smart Class. Se ci cliccate, all'interno trovate tutte le informazioni che vi possono servire per questo PON. Oltre a questo, e appunto all'interno trovate tutte queste cose che possono tornarvi utili. Oltre a questo, vi ricordo che vedremo più nel dettaglio il bando domani in un appuntamento appunto dedicato interamente ai prossimi passi da seguire, quindi da qui in avanti cosa fare insomma per rispondere al bando. Avevamo già tenuto un paio di incontri dedicati a questo bando.
preparatorie, diciamo, per presentare le domande che trovate sempre nel sito Innovation for Education come contenuti fruibili a posteriori. Vi consiglio comunque l'appuntamento di domani, nel quale appunto approfondiremo maggiormente l'avventura che ci aspetta da adesso in poi, insomma. In generale vi segnalo inoltre che al di là del PON Smart Class, tutte le possibilità di finanziamento, vedo che molte regioni stanno sviluppando dei finanziamenti particolari o delle associazioni sul territorio per aiutare, insomma, le scuole e i docenti in questo momento di emergenza. In generale, quando sappiamo di fondi messi a disposizione per l'ambito scolastico, li trovate tutti nella sezione dedicata del sito Campus Tour, che qui vi ho segnalato, fondi per la didattica. In questo momento l'abbiamo aggiornato in fondi per la didattica a distanza. Scusate. Ve lo segnalo perché a volte ci sono dei finanziamenti, ma le scuole non lo sanno, e magari attivi e basta presentare la domanda per avere a disposizione ulteriori fondi, insomma, che fanno sempre comodo. In generale, il nostro obiettivo è quello di aiutarvi, questa è un po' parte della nostra squadra, insomma, anche a distanza. In particolare vi segnalo che è vero che nel sito trovate tante matrici di spesa già pronte, tanti progetti già pronti, ma se avete bisogno di consigli, progetti per personalizzati, eccetera, abbiamo dei, diciamo, responsabili di area che sono i colleghi appunto che seguono macro aree italiane. Quindi, se avete bisogno, qui avete i loro contatti, potete rivolgervi a loro liberamente e potete chiedere a loro una consulenza, insomma, una selezione personalizzata. Siamo ovviamente presenti anche su MEPA. Avete tutte le dinamiche per trovarci, oltre che essere presenti di fatto in tutta Italia, grazie a una grandissima rete di centri di assistenza, di installatori disseminati sul territorio. Quindi in questo momento ancora non è possibile, ma diciamo in tempi più felici e speriamo presto, è possibile davvero avere il nostro personale, insomma, tecnico a disposizione vicino alla vostra scuola, quindi sempre a vostra disposizione, oltre che a una fantastica rete di formatori disseminata lungo tutto il territorio italiano, perché noi crediamo molto nella formazione in presenza per i docenti, quindi formazione su tematiche innovative, sul digitale, sulla robotica, sulle STEM e in questo momento anche sulla didattica a distanza. Ovviamente dovevamo evolverci e quindi questi corsi di formazione in questo periodo sono comunque fruibili e sono corsi che la scuola può richiedere contattandoci e possono essere erogati anche a distanza attraverso piattaforme simili a quella che stiamo utilizzando adesso, però sono più interattivi ovviamente, lì si fa a microfoni aperti, si può interagire col formatore. Insomma, in generale tante risorse per essere a vostra disposizione. Ma parliamo insomma della risorsa e del cuore che ci aspetta oggi. Allora, molti di voi ci seguono, ho visto già da diverse puntate. Noi come Campus Tour siamo il partner ufficiale per l'Italia, l'unico partner ufficiale per l'Italia di Lego Education, la divisione del gruppo Lego per il mondo della scuola. Quindi tutti i set rivolti al mondo della scuola o comunque di ambienti educativi, che possono essere anche biblioteche, musei e così via. Dove c'è sapere, diciamo, e si impara con i Lego, ci siamo. Allora, con Lego, appunto, noi abbiamo una partnership, quindi non è solo una distribuzione di prodotti, ma sviluppiamo tutta una serie di contenuti, di progetti per il paese in cui lavoriamo. In questo momento, ovviamente, abbiamo segnalato il grande problema che affligge l'Italia, la grande emergenza che ci ha colpito. E quindi abbiamo deciso e siamo molto felici di sviluppare un progetto che credo sia davvero molto interessante se avete voglia un po' di giocare e di mettervi in gioco. Ci torniamo dopo. Allora, il tempo è poco. Se compilate il modulo che troverete qui nel www, nelle slide che vi verranno inviate entro il 14 maggio, le ore 15 del 14 maggio, potreste essere selezionati come insegnanti per un progetto speciale Lego Education.
Il modulo è davvero semplice, è un modulo in Google Form, dovete mettere dei vostri dati, vi vengono fatte un paio di domande, ma credo che in 5 minuti si compili. Veramente è gratuito, ovviamente, è semplicemente un modulo da compilare. Perché? Perché stiamo cercando qualche insegnante di scuola primaria o secondaria di primo grado, in questo momento è questo il progetto, che voglia lavorare con noi su una sperimentazione proprio Lego Education e quindi andranno a ricevere degli insegnanti selezionati in comodato d'uso gratuito un set Lego Education Spike Prime, anche in questo momento, gratuitamente. Per sperimentare attivamente un po' di didattica hands-on anche a distanza. Quindi l'opportunità è quella di ricevere una bella scatola Lego Education a casa vostra gratuitamente. Le richieste, mi aspetto, stando ad altri progetti più piccoli, immagino saranno tante e quindi insomma. Vi consiglio di partecipare il prima possibile e poi entro qualche giorno, dopo il 14 maggio, insomma, andremo a selezionare, a comunicare agli insegnanti selezionati, ecco, le modalità per accedere alla fase 2, visto che va tanto di moda parlare di fase 2 in questo periodo. E quindi davvero un'opportunità. Che cos'è Lego Education Spike Prime? Ve lo spiegherà molto meglio di me Tullia dopo, attraverso delle attività pratiche. In generale, è il nuovissimo set di robotica educativa di Lego Education, il più nuovo, dedicato alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, per l'appunto. È un set molto grande, composto da 523 elementi Lego, tra mattoncini, giunti, perni, sensori, motori e così via. È una soluzione davvero avanzata per fare attività STEM, con un occhio di riguardo per l'inclusione delle ragazze. Vedete ad esempio che il tipo di attività che vengono proposte, poi vi spiego come i colori che vengono usati per i mattoncini, per la scatola, eccetera, sono pensati per essere attraenti anche per le ragazze rispetto alle discipline tecnico-scientifiche. Una cosa non banale perché soprattutto negli ultimi anni delle elementari e negli anni delle medie, le cosiddette medie, è il momento in cui tuttora si riscontra e si registra uno scollamento, una disaffezione delle ragazze rispetto a queste discipline, soprattutto rispetto alla loro capacità in queste discipline, insomma, nel senso di consapevolezza, non che non siano in grado, ma diventano più insicure rispetto a queste discipline. Quindi è bene coinvolgerle anche attraverso delle attività che siano inconsuete, se vogliamo. All'interno della scatola c'è un hub programmabile, di cui poi vi parlerà meglio Tullia, multiporta, motori, sensori, oltre che la scatola per la conservazione dei pezzi. La programmazione avviene in un ambiente sviluppato in Scratch 3.0 e prevede un software gratuito, già messo a disposizione da Lego Education, con tutta una serie di lezioni, attività pronte, video, eccetera, eccetera, un ambiente totalmente sviluppato e tradotto in italiano, anche l'ambiente di programmazione, con delle attività pronte, proprio tematiche di approfondimento davvero ricche di contenuti. Quindi uno strumento bellissimo che potete ricevere a casa vostra gratuitamente in questo momento, avete veramente pochissimo tempo e che vi consiglio, ed è un'opportunità, insomma, di cui vi consiglio di approfittare se avete voglia di mettervi in gioco, quindi di sperimentare, di fare delle attività con noi, ecco. E secondo me è davvero, davvero un'ottima opportunità. Vi ricordo, prima di passare la parola a Tullia, l'altro progetto che abbiamo attivo, perché noi in questo momento di lockdown forse non ci ha fatto bene perché siamo impazziti, abbiamo creato un sacco di cose, il nuovo catalogo per gli arredi didattici innovativi, perché abbiamo voglia di pensare a quando potremo tornare a scuola, a quando potremo riviverci i nostri amati ambienti e rivederci faccia a faccia, e soprattutto il progetto, questo progetto sugli arredi, invece realizza la tua classe ideale che trovate qui linkato. Con il quale abbiamo voluto dire: ok, in questo momento stiamo tutti ragionando da adulti, ci stiamo chiedendo cosa ci aspetta dopo, pensando da adulti. Non è detto che siano gli adulti a avere sempre la soluzione migliore. Quindi quello che stiamo chiedendo attraverso questo progetto è di appunto chiedere ai bambini, ai ragazzi, agli studenti che abitano gli spazi scolastici cosa vorrebbero ritrovare una volta tornati in aula. Dopodiché, spiegarci questa cosa attraverso un disegno,
una costruzione comunque originale fatta dai ragazzi, quindi un disegno, una costruzione con il Pongo, una costruzione con materiali di recupero, una costruzione con i Lego. Mandateci la foto, qui avete tutto il regolamento comunque cliccabile, mandateci la foto di questa cosa, la condivideremo su una pagina, di fatto la gallery, insomma, che prenderà più like, si aggiudicherà una fornitura di arredi e di tecnologie per la propria classe, per il rientro in classe a settembre. Quindi un'altra opportunità che abbiamo sviluppato grazie alla nostra partnership con GAM Gonzaga Arredi Montessoriani e che insomma davvero può essere un'opportunità unica ancora per le scuole. Insomma, il nostro obiettivo in questo momento è metterci a disposizione, a vostra disposizione gratuitamente per sostenere quella che è la scuola italiana, nella quale crediamo davvero tantissimo. E a questo punto non mi resta che lasciare la parola alla mitica, sola e unica Tullia Urschitz, che ci parla un po' meglio di Spike Prime. Ciao Tullia. Vediamo, aspetta un secondo. Un attimo. Adesso Tullia si sta collegando, scusate, questi momenti, ogni tanto c'è questo bello della diretta che ci mantiene giovani e ci fa Eccomi vivere il brivido. Wow! Ciao Tullia, qua. mi piace molto Ciao. la location. Ok, aspetta che nascondo un po' di cose perché non voglio scoprire le carte tutte insieme. Beh, allora, innanzitutto avevo detto di non farmi arrossire, ma ci sei riuscita anche stavolta. Mi fai sempre troppi complimenti. Allora, Perché sono sentiti. intanto, ciao Lisa e ciao a tutti. A casa, lockdown, per noi insegnanti non c'è una fase 2, c'è una fase N, perché non sappiamo bene per noi insegnanti, ma soprattutto per i ragazzi. Vorrei spendere una parola perché i ragazzi sono quelli che hanno bisogno, e si parla sempre centrati sugli adulti e non sui ragazzi. Si parla di didattica a distanza e non si parla di apprendimento a distanza. Si lasciano libere, diciamo, tante categorie, non si pensa ai ragazzi, a come le famiglie riescono a gestire. E alle cose belle che stavamo facendo in classe, il lavoro in classe è irrinunciabile, noi possiamo, come si può dire, tamponare la situazione, cercare alternative, ma in realtà non è la stessa cosa che lavorare con i ragazzi in classe. La cosa che in particolare di cui vorrei parlare oggi riguarda il fatto che una delle attività che noi stavamo facendo in molte classi, non soltanto io, ma anche molti miei colleghi in molte classi italiane, che riguardava proprio diciamo, la possibilità di avere dei robot, degli artefatti simili a dei giocattoli con i quali poter sperimentare le diciamo, diverse tipologie legate alle materie STEM, ma non solo. E avere praticamente la possibilità di trovare conferma di supposizioni, di soluzioni di problemi utilizzando i robot. I robot sono rimasti a scuola chiusi nel lockdown, ma qualcuno riesce ancora ad emergere. Io ho uno Spike con me, ci sono alcuni miei studenti che a casa hanno altri tipi di robot, un robot singolo per appunto per qualche casa, qualcuno c'ha un Giulia, Lego di me. scusami l'interruzione, ti si è Scusa, disattivata vedi? la webcam? È voluto? Vedo solo lo schermo. Te la No. riattiviamo? Ok. Come ha fatto a disattivarsi? Eccola qua. Ok, Probabilmente l'abbiamo fatto noi. Grazie va bene. Allora, mille. riparto. Vuoi che riparto? Mi avete No, sentito o no? no, abbiamo sentito tutto, tutto perfetto, solo che non ti vedevamo in faccia e sai che ci fa piacere. Per cui non vedevate neanche lui, No. cioè non vedevate neanche Spike. Allora dicevo, fortunatamente questo è l'unico robot che ho a casa perché tutto il resto è rimasto a scuola e anch'io, come i miei studenti, non posso andare a scuola a prenderli. Dicevo, non soltanto io sono così fortunata, ci sono anche dei colleghi, ma qualche studente anche mio che magari c'ha un robot di tipo diverso, qualcuno c'ha il Mindstore, qualcuno c'ha un WeDo. Allora, tu dicevi che questo Spike in particolare, che a me piace moltissimo,
è adatto ai ragazzi della primaria, bambini della primaria, ragazzi della secondaria di primo grado. Io attualmente ci sto lavorando anche nel biennio della scuola superiore, perché in realtà, diciamo, dipende da quello che si vuole fare con i robot. Allora, la cosa importante, appunto, alla quale tenevo, diciamo, porre attenzione è, parliamo di apprendimento a distanza, non di didattica a distanza, perché la parola didattica a distanza mi dà l'idea di qualcosa di trasmissivo. Allora, abbiamo cercato di pensare come poter interagire con i ragazzi, con i robot, anche a distanza, perché se è piuttosto facile chiedere loro di creare un programma, magari un progetto con Scratch, usare un software sul computer, perché più o meno tutti adesso hanno un dispositivo sul quale lavorare, è più difficile riuscire a muovere dei robot. Allora, come si può fare per usare l'unico robot che qualcuno può avere? In questo caso, appunto, i miei studenti avrebbero usato Spike, che loro non hanno mai visto fisicamente perché non avevo fatto in tempo a portarlo. Però tutti loro possono programmarlo a distanza. Noi ci siamo attivati in questo modo. Dico noi perché nelle attività che io ho fatto molto spesso ho lavorato assieme anche a un altro collega. E questo perché abbiamo voluto lavorare in squadra sia come docenti sia con i ragazzi. Perciò noi ci siamo organizzati nella nostra scuola, noi lavoriamo con la Google Suite, perciò le attività le facciamo con Google Meet, però la stessa cosa potrebbe essere fatta tranquillamente con Teams di Microsoft, oppure potrebbe essere fatta con qualsiasi altro tipo di, diciamo, di sistema di videoconferencing per le scuole. La cosa importante è avere un luogo dove condividere i materiali che vengono prodotti dai ragazzi e che l'insegnante vuole dare loro, appunto, su cui lavorare. E serve un po' di fantasia, un po' di creatività. Nel senso che serve sia che i ragazzi siano capaci di programmare, sia che provino a pensare come risolvere dei problemi, ancora di più che quando si è in presenza, perché in presenza anche, diciamo, capita molto spesso che i ragazzi vadano per tentativi e errori, nel senso che programmano, vedono il robot cosa fa e aggiustano il programma in funzione appunto del risultato ottenuto con il movimento del robot. In realtà, lavorando a distanza, c'è un passaggio in più, che è quello della previsione della stima. E altra cosa importantissima è quello del sistema di riferimento, cioè del fatto di diciamo, non avere la soggettiva di movimento del robot. E questo può essere, per esempio, realizzato, se voglio la soggettiva, io potrei tranquillamente prendere il telefono, andare a inserire il telefono sopra, diciamo, in fronte al robot e attivare, per esempio, che so, potrebbe essere un'altra sessione in videoconferenza, potrebbe essere anche WhatsApp video, può essere Skype. In ogni caso, posso avere una soggettiva del movimento del robot, in modo da capire che cosa il robot vede. Ovviamente questo è già un passaggio successivo. La prima cosa, appunto, da fare perché i ragazzi possano lavorare è mettersi d'accordo su chi fa che cosa. Allora, i ragazzi anche a distanza devono lavorare in squadra, perché la programmazione dei robot è efficace quando ci si possono scambiare idee, condividere informazioni, trovare soluzioni assieme. Allora, se si lavora come abbiamo fatto noi con la Google Suite, si potrebbe per esempio creare delle stanze per i ragazzi, per i gruppi di ragazzi, dove ciascun gruppo deve cercare di sviluppare un programma. Una volta che si stabilisce che cosa deve fare il robot, per esempio nel nostro caso siamo partiti da attività molto semplici, abbiamo mostrato come funziona il programma di Spike. Abbiamo chiesto ai ragazzi di far muovere il robot per 2 metri da un punto a un altro, arrivato al termine dei 2 metri, girarsi e ritornare al punto di partenza. E ovviamente, come quando, non so, si programma il movimento di un'astronave, che non si può verificare, diciamo, di persona, se quello che si è programmato diciamo, funzionerà. Allo stesso modo, bisogna,
prevedere già come far fare i 2 metri al robot, per cui non vedere se il programma è più o meno giusto. Allora, diciamo, gli aspetti pratici li ho cercati di descrivere con alcune slide in modo tale che siano anche riproducibili da qualcuno che vuole fare altrettanto. Allora, qual è la cosa più importante? La cosa più importante è decidere come condividere i file. Attualmente Lego Spike non consente di condividere un programma una volta che è stato realizzato, o perlomeno di non condividerlo direttamente, cioè io non posso realizzare un programma e poi diciamo, mandarlo in esecuzione al di fuori, diciamo, dell'ambiente della mia stanza. Cioè, ovviamente ho bisogno di collegare il computer al robot e non posso inviarlo via mail o via altri tipi di condivisione. Allora, quello che noi abbiamo pensato è stato quello di andare a trovare in quale cartella del computer risiede il programma realizzato, prendere questo programma, condividerlo per esempio via Classroom o via mail o con una cartella Drive, e perciò ogni gruppo dei miei studenti realizzava il suo programma, lo caricava nello spazio condiviso. Io scaricavo il programma e lo mandavo in esecuzione sul robot. Con una soggettiva video, appunto realizzata per esempio con il telefono, ma potrebbe semplicemente anche essere un filmato, i ragazzi vedevano i risultati della loro programmazione. E se per caso ci fosse stato qualche errore, avrebbero potuto ripercorrere diciamo, il programma e andare a sistemarlo. Allora, vi mostro come fare, poi fatta questa prima parte vi faccio vedere anche un'idea di una bella attività che si può fare, sempre lavorando a distanza. Allora, vi mostro lo schermo, vediamo se riesco. Lisa, dammi una conferma che tu riesci a vedere il mio schermo. Io lo vedo in questo momento, sei nella home page di Spike, cioè Perfetto, nella schermata principale. che però è è una presentazione, non Ah, è la ok, realtà. sono stata ingannata. Esatto. Ok, allora, che cosa facciamo? Allora, perché appunto senza passare da una parte all'altra ho già preparato un po' lo spazio. Allora, una volta che si apre l'app di Spike, si arriva nella home page dove troviamo diverse sezioni. E per realizzare un nuovo progetto, io clicco su un nuovo progetto. Ma la cosa principale, soprattutto quando non ci si vede in faccia, è decidere come è fatto il robot, capire come è fatto per poterlo poi programmare. E di conseguenza la cosa che abbiamo deciso era quella di andare su istruzioni di montaggio. Vediamo se ho messo la slide, l'ho messo un po' più avanti. Eccolo qua. Abbiamo realizzato la motrice 2, che è diciamo, uno degli esempi più semplici di un robot che si muove. Questa sono già Lego ci offre praticamente già il tutorial per crearle, per cui si può partire da esempi già fatti. Una volta creato questo, siamo andati ad aprire il progetto, cioè ogni squadra doveva aprire il progetto. Importantissimo, dargli un nome, cioè non lasciarlo con di default con il nome progetto 1, progetto 2, progetto 3. Perché altrimenti non sarebbe stato possibile poi trovarlo e sapere a chi si riferiva. Perciò, subito prima ancora di realizzare il progetto, io suggerisco di rinominarlo. Per rinominarlo, per esempio, qui io l'ho chiamato Sorrido se mi inclino, lo rinomino, lo salvo. Una volta che l'ho salvato, ecco, io ho il Mac, per cui l'ho cercato nel mio Mac, ma è lo stesso con un PC. Io vado a cercare, cioè oltre ad averlo salvato ovviamente nell'app, per cui in locale, vado a cercare la cartella che si chiama Lego Education Spike, che io ho evidenziato col bolino rosso, e così so sempre dove si trova. Praticamente basta andare nel campo di ricerca, perché se uno ha un PC invece che un Mac, è sufficiente che vada a cercare il nome che digiti Lego Education Spike.
Una volta che ho trovato la cartella, io vado a inserire il progetto che ho appena realizzato all'interno di questa cartella. E eccolo qui, in questo caso è Sorrido se inclino, che è quello che io appunto avevo appena realizzato. Ho messo un nome adesso perché fosse riconoscibile, ma se voi guardate, cioè, se andiamo più in profondità, andremo a vedere che i ragazzi avevano già realizzato diversi progetti che avevano chiamato gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3. Vi faccio vedere che cosa è venuto fuori. Aspetta, un secondo che lo trovo. Che cosa è venuto fuori? Non è questo. Eccolo qua. Allora, ovviamente la location vi ho portato dentro a casa mia. Questa è la mia stanza. Per cui le indicazioni che avevo dato ai ragazzi erano il punto di partenza individuato dallo scotch sul pavimento e c'era un punto di arrivo. I ragazzi appunto sapevano che dovevano far muovere il robot avanti, indietro e ci tornare indietro in uno spazio di 2 metri, ma e dovevano realizzare il programma, chiamiamolo one shot, cioè facendo la previsione. L'esempio, ecco, vedete, io ovviamente da casa attivavo poi il programma, per cui qui vi faccio vedere l'attività. Ok, non sempre tutto funzionava, io non andavo a correggere assolutamente nulla di quello che i ragazzi avevano fatto. Ecco, per esempio, qui non avevano previsto, ci sono molti errori, ma la cosa interessante era che loro, guardando il filmato, dovevano capire, questo è un secondo programma, un secondo gruppo, guardando il filmato dovevano capire se l'hanno fatto correttamente. Ecco, qui vedete praticamente il secondo gruppo aveva lavorato in maniera corretta. Ovviamente per ottimizzare i tempi, poiché Lego Spike mi consente di scaricare in più posizioni, cioè posso scaricare fino a 10 programmi, io avevo scaricato in ogni posizione il programma di un gruppo, per cui gruppo 1 a posizione 1, gruppo 2 a posizione 2, vedete che ogni tanto il robot se ne va per i fatti suoi, e in successione andavo poi a mandare in esecuzione i vari programmi. E in questo modo ogni gruppo prima elaborava il proprio progetto, poi verificava se il progetto funzionava e c'è successivamente una fase in cui fissava gli eventuali errori. Okay. Detto questo, non ve li faccio vedere tutti perché comunque sono più o meno simili. Detto questo, allora, per qualsiasi programma che io decida di mandare, sul quale lavorare con i ragazzi, il procedimento è sempre lo stesso, per cui salvo il progetto con un nome che sia individuabile, questo devono fare anche i ragazzi, lo devo mettere nella cartella Lego Education Spike. Una volta che, e viceversa, una volta che lo voglio prelevare per poterlo condividere, prendo il progetto che mi interessa condividere e lo inserisco, nel cloud, che può essere Drive, che può essere la Classroom, che può essere anche una semplice mail, e lo invio all'insegnante o al compagno che dovesse avere il robot. Cioè non è, necessario che sia l'insegnante, il discorso è: chi ha il robot sarà colui che manda in esecuzione il programma. Fino a qui, è quasi, come si può dire, una cosa banale. Si tratta soltanto di lavorare a distanza trovando un momento comune. È molto importante, dopo la fase di debug, cioè di sistemazione degli eventuali errori, che i ragazzi discutano fra di loro le soluzioni trovate su una certa, su una, diciamo, su un'attività che hanno fatto. E questo non cambia rispetto all'attività in classe, perché non mi soffermo sul fatto che, per esempio, se voglio fare 2 metri, percorrere 2 metri, io posso dire, visto che non posso conoscere esattamente la velocità del robot, posso dire quante rotazioni il robot deve fare, oppure per quanto tempo si deve muovere.
per decidere quante rotazioni la ruota deve fare, ovviamente dovrò conoscere la circonferenza della ruota e a seconda dell'età dei ragazzi potrò farlo rettificando la circonferenza con un cordino che circonda la ruota, vado a vedere qual è la misura e suddividere la distanza da percorrere per appunto, la circonferenza della ruota, oppure potrò muoverlo secondo, diciamo, pensando un tempo, per cui in secondi, o con un certo numero di rotazioni. Cioè, questo è il programma mi permette appunto di decidere. L'attività appunto di condivisione è la stessa qualsiasi sia il tipo di attività che io voglio fare. E poiché la robotica educativa non è semplicemente giocare con i robot, quello che interessa secondo a ciascun insegnante sarà decidere che cosa vuole, su che cosa vuole che i ragazzi lavorino. Allora, visto che in questo periodo si parla molto di dati, sentiamo che la Protezione Civile ogni giorno ci dà i dati delle brutte notizie, noi andiamo invece a lavorare con i ragazzi su dei dati che possono, magari in questi giorni finché siamo chiusi, non ci dicono molto, ma che presto, sì, perché non possiamo andare fuori, al massimo possiamo andare in terrazza se c'è del tempo. Ma il lavorare nei cloud, per cui usando dei dati acquisiti via internet, è una cosa particolarmente importante, soprattutto diciamo, quando abbiamo già iniziato a lavorare con la robotica. E Lego Spike ha alcune funzionalità che sono particolarmente interessanti, possono essere usate con i più piccoli, ma permettono, per esempio, ragazzi della scuola secondaria di primo grado, di ragionare proprio sul fatto di acquisire dei dati reali. Per cui si può attivare dall'app l'estensione sul meteo e questa estensione mi permette di acquisire delle informazioni, se il computer è connesso a internet, delle informazioni tratte dal web. Diciamo che fa più o meno quello che fa di solito il servizio IFTTT, cioè if this then that. Se io prendo diciamo, questa informazione relativa alla situazione meteorologica, allora posso far fare al robot qualche cosa. Allora, che cosa si fa? Quello che io adesso vi mostro invece su Spike, dopo vi faccio vedere esattamente sull'applicazione. Allora, se io vado sulla mia applicazione, per attivare questa estensione faccio questa cosa: prendo per esempio un nuovo progetto, ok, io vedo qui già che esiste l'estensione meteo, cioè ci sono già le informazioni sul meteo. Ma come vi dicevo prima, se vado diciamo in questa icona aggiuntiva, vado anche a vedere che ci sia il flag su responsabile meteo, dove attivo diciamo, tutte quante le informazioni anche aggiuntive. E se per esempio io adesso volessi sapere l'idea del programmino che vi voglio far vedere, immagino di decidere che il robot si muove in funzione del vento che c'è fuori, cioè se il vento viene da est si muove in una direzione, se viene da ovest si muove in un'altra direzione, se viene da nord in un'altra ancora. Per farlo, allora, qui di default io mi trovo che la posizione è su Billund, io abito a Verona, per cui l'ho messo su Verona. Voglio anche attivare, diciamo, fare in modo che si veda. Adesso voi qui non lo vedete, non lo so perché, ecco, vedete, qui automaticamente quando io metto il flag su ubicazione, questo è ancora sintonizzato su Billund perché è quando hanno fatto i programmatori della Lego. Voglio sapere la direzione del vento e, già che ci siamo, anche la pressione dell'aria in ettopascal. Qui stiamo facendo praticamente scienze. E nel fare tutta questa cosa, in questo momento lui sta prendendo le informazioni da Billund. Ancora non ha, il programma non è partito, non ha
non ha avuto modo ancora di diciamo, cambiare le informazioni, però so che in questo momento, e questo è un dato reale perché ancora il programma mio, diciamo, prende le informazioni precedenti che io avevo messo nel computer, in questo momento ci sono 1023,2 ettopascal a Billund e che il vento spira da nord-ovest. Vi faccio vedere il programma che ho già preparato invece per, diciamo, per casa mia, dove ho detto imposta la posizione su Verona, guarda la previsione attuale, per cui mi dici i dati in tempo reale. Questa, diciamo, questa prima parte del programma mi serve per inizializzare, per dare le informazioni diciamo, al robot di sapere dove acquisire i dati e come azzerare, diciamo, come partire. Ecco. Per cui, visto che voglio che si muova, avrò anche settato, inizializzato i motori, che nel mio caso sono i motori CED, e una volta che ho acquisito le informazioni, per cui questi primi blocchi sono l'acquisizione delle informazioni, viene trasmesso un messaggio per mandare in esecuzione, per cui questa è diciamo, la sezione if, cioè se c'è una certa cosa, allora otterrò diciamo, un risultato. Per cui prendi i dati, se il vento, quello che io ho fatto qui, se il vento spira da est, allora ti muovi in avanti per 20 centimetri. Ho posto delle, diciamo, una cosa, ho fatto un programma molto semplice. Se invece il vento viene da ovest, allora vai indietro per 10 centimetri. Vedete che qui le condizioni, il se, mi permette di inserire allora, questi operatori, li vado a prendere qui e io guardo la forma, cioè quando io vado a prendere il blocco se, allora, mi compare proprio questa forma, questa losanga. Che corrisponde esattamente a queste, diciamo, a queste che io trovo qui. Per cui qui, dove io ho un operatore matematico, io posso andare tranquillamente a inserire i dati che voglio andare a valutare. Per cui se io metto che la direzione del vento e lo faccio entrare dentro uno di questi, aspettate, che, eccolo lì, lo faccio entrare dentro a questo spazio. E ovviamente non mi interessa un numero, ma mi interessa sapere se la direzione del vento è da est, da ovest, da nord-ovest. Potrei, per esempio, se sono un insegnante della scuola primaria, disegnare una bellissima rosa dei venti sul pavimento e far sì che il robot si muova andando avanti, indietro, destra e sinistra in funzione della direzione da cui proviene il vento. Una volta appunto fatto questo, io cancello qua. Una volta fatto questo, vedete, devo salvare il programma nella posizione che, diciamo, in cui lo voglio installare, perché, come vi dicevo prima, sul mattoncino è possibile installare in diverse posizioni. Devo verificare che, sia in corrispondenza di scarica e non di streaming. Ovviamente con il robot, collegato, qui non è connesso ancora, perché è connesso con il mio iPad, poi vi faccio vedere. Lo scarico, una volta che l'ho scaricato, lo mando in esecuzione. Allora, detto questo, io ve l'ho preparato, per cui vi faccio vedere un video adesso, dove tutto il programma, cioè tutto quello che vi ho raccontato, l'ho fatto passo passo, registrando il mio schermo, per cui all'avvio del programma, quello che ci siamo detti, faccio passo passo, rinomino il progetto. In questo caso, ho deciso di chiamarlo, ecco, nel frattempo vedete che posso usare indifferentemente un tablet o il computer, per cui anche i più piccoli possono tranquillamente lavorare con il computer. L'iconcina in alto e verde significa che il robot è connesso, per cui ho impostato la posizione su Verona. Ovviamente basta digitare se voglio cambiare, mettere su Bassano, o voglio che la previsione sia fatta diciamo, al momento, che sia di adesso. Ho deciso che ho inizializzato impostando la velocità al 50%, ho verificato dove sono connessi i motori, e nel mio caso sono CED, e per cui nell'impostare il movimento dei motori ho impostato CED, se fossero state altre porte avrei dovuto cambiare, e poi ho dovuto creare il messaggio, cioè praticamente impostare
che quando ho queste informazioni venga trasmesso il messaggio per l'esecuzione del programma. Questo è quello che si fa anche in Scratch 3.0 senza robot. Ovviamente devo dire che cosa succede quando ricevo il messaggio, per cui guardo che, ci sia, che siano corrispondenti sia il messaggio che viene inviato sia quello che viene ricevuto. Per cui quando ricevo, per sapere se effettivamente l'ha ricevuto, metto un segnale acustico. Questo è una cosa, se vogliamo, ridondante, ma a me serve per capire se il programma va in esecuzione. E qui ho scelto due, appunto, sonorità per far vedere che posso mettere quello che voglio, potrei fare addirittura cantare una canzoncina. Una volta che sono sicuro che il programma è in esecuzione, vado a mettere i blocchi, cioè vado a mettere delle condizioni, appunto il famoso if this, then that, oppure qui c'è addirittura if else, cioè se succede qualcosa, allora, altrimenti fai qualcos'altro. E nel se, vedete la forma mi aiuta a ricordare. Vado a prendere a me interessava che si muovesse a seconda della direzione del vento e devo dire se è vero, questo qui praticamente io ho impostato se la direzione del vento corrisponde a E, cioè è uguale a E, allora lo fai andare avanti per una certa distanza e potrebbe, ecco, in questo caso ho messo 15 centimetri. Viceversa, e potrei addirittura usare anche un'icona, cioè evidenziare sulla matrice luminosa di LED che c'è sulla schiena del robot, potrei evidenziare anche qual è la direzione, potrei mettere una freccia oppure una faccina contenta, in questo caso era contenta perché il robot poteva uscire perché il vento arrivava da una buona posizione. E viceversa, fosse arrivato da nord, c'era freddo e non sarebbe stato diciamo, favorevole. E ovviamente l'altra condizione devo mettere che succeda qualcosa di diverso, perché altrimenti non percepisco la differenza. In questo caso ho semplicemente messo se il vento viene da un'altra parte, vai e muoviti all'indietro. Ovviamente c'è uno dei blocchi che mi permette anche di muovere per un certo numero di gradi, per cui potrei far indirizzare il robot a 90 gradi oppure a 45 gradi se voglio fare un nord-est o un nord-ovest, così via. Ho pensato che fosse meglio invece che la faccina mettere una freccia direzionale, cioè in modo tale che si capisce che l'est va verso destra rispetto a chi guarda e l'ovest verso sinistra rispetto a chi guarda. Il programma qui diciamo, è terminato. Ovviamente si potrebbero inserire molte altre condizioni. E ovviamente nel mio monitor vedo i dati che sto acquisendo realmente diciamo, dal web. Scarico il programma nel robot e vi faccio vedere. L'ho provato semplicemente sul tavolo della mia cucina. Voi avete presente il programma appunto che abbiamo appena visto e il robot, una volta appunto che vado su uno, corrispondeva a est. Ci vuole un pochino di tempo perché lui deve acquisire l'informazione e poi in questo caso non si è mosso perché appunto non aveva qui avevo registrato lo schermo. Non aveva trovato, diciamo, era su Billund e l'informazione non era corrispondente. Se invece il robot è connesso, appunto si illumina e se voi guardate, non so se vedete ancora la mia faccia, in questo caso il robot che aveva preso le informazioni da Sì, Verona, ci vediamo, Giulia. ecco, mi diceva. Vediamo adesso se ancora il vento è da est, dovrei vedere che va da quella parte. Ci metto un attimino per vediamo se è ancora connesso, perché per riuscire a lavorare con il webinar e farvi vedere le cose, l'ho connesso all'iPad. Ok, ecco, adesso si è connesso, vediamo un pochino. Scarico il programma per vedere quello che voi avete appena visto. Sentite il rumore che nel robot funziona, per cui adesso io vado a
cercare l'uno e lui ha preso l'informazione e si è mosso e mi ha detto che il vento viene da est. Detto questo, io qui mi fermo e questo, ecco, questa funzione per me è bellissima. Altre idee che si potrebbero avere, cioè ce ne sono infinite, l'importante è pensare a cosa voglio far fare. Potrei per esempio chiedere a ogni ragazzo di andare a cambiare, chiedermi e impostare il programma relativo alla propria città. Per esempio, se io adesso mettessi Bassano del Grappa, così vediamo da Lisa dove tira il vento. Ok, lo devo cambiare anche qui. Bassano del Grappa. Sono andata anche a guardarne sul web, vediamo se questo intanto va in esecuzione. Aspettate un attimo, ci mette un pochino anche a trasformarsi, a cambiare. È un po' lento. Okay, in questo momento forse fa fatica per la connessione, perché ovviamente serve la connessione, ma mi dovrebbe dire, lo potrebbe fare Elisa, per esempio, e condividermi il suo schermo, e potrebbe dirmi, perché ovviamente l'app la possono avere tutti i ragazzi, perché come diceva Elisa prima, l'app è gratuita, non vuole partire perché dovrei andare. Sì, ancora non si riesce a connettere. Se Lisa lo facesse sul suo computer lo potrebbe verificare. Ovviamente, oltre all'informazione a movimento tramite il vento, potrei andare a decidere la velocità o la temperatura. Se sono un docente di musica, per esempio, potrei attivare un altro dei blocchi interessanti che acquisisce i dati. Appunto sul computer potrei comporre delle melodie diverse a Skype e mandarle in esecuzione a distanza dall'insegnante. Per cui vedete qui se ho attivato il blocco musica mi compariranno, eccolo qua, mi compaiono tutti i blocchi sulla musica, addirittura con diciamo strumenti musicali diversi, guardate quanti ce ne sono, addirittura il fagotto si può su suonare. E, insomma, qui sta alla fantasia dell'insegnante decidere che cosa vuoi fare. E con questo io avrei finito. Grazie Sono Rodulio, è stata abbastanza. molto molto esaustiva, devo dire, ci hai dato tante belle idee. Quando hai detto se lo fa Lisa, ho detto no, non ce l'ho, non riesco a essere veloce come lei. Pensa Lisa che io volevo farti uno scherzo, cioè Sì. volevo, dopo mi sono trattenuta, però era per far vedere a tutti quanti che la cosa era fattibile in maniera molto semplice. Volevo mandarti, e questo sarebbe, è quello che avrei fatto con i miei studenti, volevo mandarti le informazioni su quale robot dovevi costruire e perciò ti avrei mandato, come hai visto prima nelle slide, le informazioni della motrice 2. Dopodiché ti avrei detto, per cortesia, fai muovere il robot secondo la rosa dei venti, andando a impostare questa cosa. Questo anche per vedere, perché ovviamente dietro uno schermo, se i ragazzi qualche volta non attivano la webcam, non sai mai se hanno realmente recepito le cose oppure no. In questo caso, diciamo, viene quasi spontaneamente, cioè, è certo che i ragazzi qualcosa hanno acquisito, perché se mandano in esecuzione un programma, devono aver metabolizzato la cosa. Se non l'hanno fatta, puoi rientrare e ritornare. Tra le altre, e sempre di necessità virtù, proprio perché noi usiamo la Google Suite, c'è un bellissimo componente aggiuntivo della Google Suite che è stato inventato dai colleghi spagnoli, ma che è disponibile come componente aggiuntivo di fogli. Si chiama CoRubrix. Con CoRubrix io posso impostare gli indicatori che vado a valutare in termini di competenze, e se lavoro con i robot ovviamente non potrò dargli un voto 5, 4, 3, oltretutto di valutazione adesso si fa fatica a parlare, ma imposterò per esempio: ha seguito le indicazioni, ha eseguito il progetto, non importa se è sbagliato, perché ovviamente l'errore in robotica è soltanto il punto per progredire, però ha trovato soluzioni che
ripercorressero quanto è stato chiesto. Ha saputo lavorare in squadra. Per cui io imposto gli indicatori, mi si genera automaticamente con questo componente aggiuntivo un foglio, scusate, un modulo Google, dove io posso andare a impostare, per ciascuno studente quelle che sono le competenze che ritengo abbia acquisito, e i ragazzi riescono a vedere il robot che funziona, diciamo, capire come l'insegnante l'ha valutato, e se io volessi come insegnante potrei chiedere loro addirittura di autovalutarsi. Di conseguenza non ho soltanto giocato con i robot, ho imparato a programmare, ho imparato a diciamo, fare autovalutazione, ho capito che diciamo, ogni problema può essere scomposto in parti più piccole, ho capito che un errore è soltanto un punto di partenza per migliorare, che entrano molte discipline tutte assieme, perché dipende da, diciamo, anche la verbalizzazione, perché molte volte, anzi, come vi dicevo, c'è il momento comune, viene chiesto ai ragazzi di spiegare sia come hanno risolto un problema, sia di giustificare secondo loro perché magari una cosa non è riuscita come pensavano potesse essere. Per cui, diciamo, anche se a distanza si può lavorare bene. Il discorso è proprio quello di pensare, anche per me, ecco, il fatto stesso di pensare come poter lavorare a distanza con queste cose è stato uno scomporre il problema in parti più piccole. Vedete che tutto sommato si trattava soltanto di trovare, e di solito non lo facciamo, dove risiedeva la cartella di Lego Education Spike. E la stessa cosa potrò farla con il Mindstorm, potrò farla con il WeDo, e di fatto lo posso fare con, che so, Microbit, lo posso fare con Allocode, lo posso fare con qualsiasi, cioè ho trovato il sistema per andare a condividere anche quando il software non mi consente di farlo. Grazie Tullia e grazie per avermi risparmiato, soprattutto dal tuo scherzetto, così, che Pietro ha fatto comunque in un paio di webinar, volevo strozzarlo, però no, ti ringrazio anche e soprattutto perché il mio Spike in questo momento ce l'ha Anna, quindi avrei proprio dovuto andare un po' alla cieca senza Dirò testare, devo dire. che con gli studenti adesso lo faremo con Nao. Faremo una classe, ho due classi di studenti con i più piccoli, appunto con Nao, e diciamo è soltanto questione di che cosa vuoi far fare al robot. Ma la prossima volta te lo faccio, eh? Va bene, sarò più preparata la prossima volta, magari mi faccio trovare pronta già con un robot sotto mano. Grazie davvero Tullia e ringrazio anche tutti voi per aver partecipato, per essere stati così attivi nella partecipazione. Credo che Tullia davvero abbia illustrato un sacco di esempi e di applicazioni pratiche. Interromperei per insomma rispettare i tempi che vogliamo sempre garantire a tutti. In ogni caso, qui avete tutti i nostri contatti. Se doveste avere delle domande, scriveteci pure. Se sono delle domande più specifiche rispetto all'attività di Tullia, provvederemo a fargliele avere, visto che abbiamo un contatto, un filo diretto. Vi ricordo che le slide, la registrazione di quanto ha fatto vedere Tullia anche a schermo, diciamo, interattiva vi sarà inviata tra circa 24 ore e che riceverete l'attestato di partecipazione tra circa 48 ore. Ringrazio ancora tantissimo Tullia, grazie e Ciao grazie a Lisa, tutti. grazie a voi. Buona Alla giornata, ciao. prossima. Ciao ciao.